possiamo fare un bilancio di questa prima giornata dello IAB Forum 2016? Sì, lo IAB è sempre un evento interessante che ci fa un po' una situazione di quello che è successo nel 2016 e ci dà anche una visione di quello che ci possiamo aspettare nel 2017. Ho trovato molto interessante la ricerca che ha presentato Ernst & Young, dove ci fa vedere una visione del mercato che non è soltanto riferita a quello che è il mondo della pubblicità, ma si estende anche ai servizi e a quello che è il mondo dell'e-commerce, e quindi ci dà una rappresentazione generale con dei volumi importanti, quindi parliamo di quasi 53 miliardi di euro, che è sicuramente un dato importante per quello che è il mercato italiano. Ed è proprio su questa linea che noi abbiamo fatto, e con questo focus noi abbiamo fatto una ricerca insieme a Basis, dove volevamo appunto comprendere quello che è il comportamento di acquisto, il comportamento decisionale del consumatore. Abbiamo presentato proprio allo IAB in anteprima questi dati. Cosa è emerso? Quali sono state le principali evidenze? Questa ricerca ci ha fatto comprendere che intanto il digitale è il mezzo che ci permette di raggiungere il consumatore in maniera assolutamente individuale, che è una di quelle che sono appunto le evidenze che sono emerse durante la ricerca, cioè il consumatore non ha un percorso che è standard, ma ha un percorso che è assolutamente individuale. Il fatto che il percorso del consumatore durante quello che è il suo acquisto è molto più fluido di quanto noi non pensiamo, quindi non segue degli schemi rigidi e ben precisi, altra caratteristica che il digitale ci permette in totale trasparenza di fare, e poi il fatto che il consumatore, quando ricerca per il suo percorso di acquisto, è principalmente prettamente online, 7 consumatori su 10 sono online. In considerazione di questo, quello che vorremmo consigliare ai marketers per il 2017 è assolutamente di utilizzare il digitale per poter recuperare il consumatore durante il suo percorso individuale e poterlo raggiungere in maniera corretta tramite gli strumenti che abbiamo a disposizione, di utilizzare quella che è un'attività di brand awareness in maniera importante prima ancora che il consumatore incominci il suo percorso di acquisto, perché ci permette di andare a assicurarci che il loro brand rimanga nella shortlist durante quello che è il loro percorso decisionale, ma di abbinare a questa anche un'attività di direct response, perché vogliamo essere sicuri che il consumatore abbia presente il brand durante il suo percorso di acquisto e fino alla fine, prima che decida quello che è il prodotto che vuole acquistare. Quindi sicuramente un abbinamento sinergico di quelle che sono queste due soluzioni ci permette di andare verso l'obiettivo finale, e quindi di essere sicuri che il brand sia sempre presente nel percorso decisionale del consumatore.